Buonasera e benvenuti a una nuova edizione del TMV News. Si è aperta una nuova settimana di campionato che ha visto nel weekend trascorso la ripresa della Serie A, che ci ha regalato tre big match ricchi di spunti a livello arbitrale ma anche di gioco da poter commentare verso la nuova giornata di Serie A che arriverà nel prossimo fine settimana. Cominciamo a parlare dei principali temi d'attualità del nostro campionato e lo facciamo con un ex giocatore di Verona, Fiorentina tra le altre, come Luciano Bruni. Buonasera e benvenuto. Buonasera a voi. E andiamo a commentare i principali temi dell'ultimo weekend di Serie A, che è stato quello della ripresa. Ci sono stati tanti big match, si sono affrontate le prime sei squadre della classifica e ci sono stati diversi spunti. Per esempio il Napoli di Mazzarri, alla prima uscita stagionale col tecnico ritornato sulla panchina, ha vinto a Bergamo. E quindi volevo chiederti se ti aspettavi che il Napoli vincesse a Bergamo subito con l'arrivo di Mazzarri e un parere in generale sul ritorno del tecnico a Napoli. Il Napoli ormai lo sappiamo, il valore della squadra, potevano esserci dei contraccolpi psicologici, invece ha risposto bene. Sono contento perché Walter lo conosco, abbiamo giocato insieme, è un tecnico valido, veramente era tanto tempo che era fermo e quindi si poteva pensare, come è successo anche attraverso i media, pensavano che fosse un tecnico così come si suol dire bollito, come dicevano, invece ha dato subito la dimostrazione e la squadra ha dato una dimostrazione importante. In un contesto difficile, perché giocare contro l'Atalanta, come dice Sarri, è come andare dal dentista, no? Una battuta sua questa. Certo. Ed è vero, perché l'Atalanta è una squadra tosta, una squadra messa bene in campo, che gioca uomo su uomo, quindi questo risultato ha un valore importante per la classifica, ma soprattutto per il morale nel momento in cui cambia l'allenatore. Ecco, e proprio perché hai citato Mazzarri, che conosci bene personalmente, sei contento per il suo ritorno a Napoli o, visto che tanti dicono che i cavalli di ritorno fanno sempre un po' fatica a rimporsi dove hanno già fatto bene, per cui nei suoi panni è vero che era fuori dal giro ormai da diverso tempo, ma avresti aspettato ancora? L'occasione era troppo ghiotta? Come vedi dal punto di vista proprio di Mazzarri questo ritorno sulla panchina del Napoli? Ma intanto credo che sia De Laurentiis abbia optato per questa soluzione anche perché conosce l'ambiente di Napoli, c'è stato, ha fatto bene, è amato dal pubblico napoletano, per cui una scelta dettata da certe sfumature che è importante, no? Poi ovviamente è un tecnico di esperienza, non è che lo scopriamo oggi, per cui per quello che poteva esserci in giro è stata una soluzione non di ripiego, non la ritengo una soluzione di ripiego, ma dettata un po' dal prendere un allenatore con grande esperienza che comunque può fare bene a Napoli ancora. Non credo che sia un discorso di cavalli di ritorno, perché uno ha fatto bene prima, no, non è detto che poi non ci creda a queste cose qua. Anche perché oggigiorno gli allenatori sono preparati, sono tutti molto molto, diciamo, tecnologici su tutti, aiutati dallo staff, per cui sono discorsi che trovano il tempo che trovano, secondo me. E nella domenica di Serie A c'è stato Juventus-Inter tra i big match per eccellenza del Derby d'Italia. Ti chiedo se hai visto la partita, un'analisi in generale sulla gara e poi dal parere di queste due squadre che futuro possono, che indicazioni ci può dare quella partita per il futuro, visto che comunque si affrontavano le prime due del campionato anche in ottica scudetto. Beh, intanto la partita sì, l'ho vista, è un buon primo tempo, giocato a viso aperto, ovviamente i due gol sono nati quasi in fotocopia sia dalla Juventus sia dall'Inter. Ha ritrovato un Chiesa in forma, un Vlahovic che è ritornato al gol, Lautaro ovviamente si è confermato. Sono due squadre solide, ovviamente l'Inter la conosciamo, una squadra che ha anche dal punto di vista dei ricambi, ahimè, purtroppo ci sono in questo momento degli infortunati, ma quando li recupererà, ovviamente Pavard, insomma, non sto qui a citarli, tanto lo sappiamo tutti. È una squadra che è la squadra da battere, secondo me. Però la Juventus sta man mano prendendo la consapevolezza
che può stare la sua e che può dire la sua. Per cui io non darei tanto per scontato quest'anno, diciamo, lo scudetto in nerazzurro, ma se la dovrà giocare bene e impegnarsi molto, che poi nel calcio lo sappiamo che non è solo, diciamo, chi vince chi spende di più, chi è la squadra più forte. Nel calcio ci sono una miriade di episodi, per cui lo abbiamo visto tanti anni fa, quando il Verona vinse lo scudetto, per cui Certo. il fattore C è importante, anche quello che noi in qualche partita l'abbiamo avuto. È un po' tutto un discorso generale, che comunque per vincere ci vogliono tante cose diverse, oltre alla qualità, oltre allo star bene, oltre a non avere infortuni, alla difesa forte, tutte le cose che sappiamo già, insomma. Certo, un po' come è successo al Napoli lo scorso anno, intendi dire, un'annata dove va anche tutto bene. Bene, esatto. Per vincere gli scudetti ti deve andare tutto bene. E proprio perché hai citato la lotta a scudetto, quindi mi viene da chiederti, qualcuno parla del Napoli come possibile rientrante in corsa, no? A maggior ragione dopo la vittoria a Bergamo. Ti sembra una corsa a due tra Inter e Juventus o ancora i giochi sono aperti anche ad altre squadre? Ma io credo che sia ancora aperto, perché il campionato è lungo, ci sono ancora scontri diretti, per cui non fisserei già le squadre che sono, diciamo, la corsa a due. Il calcio può riservarti sempre delle grandi sorprese. È ovvio che il Napoli sta rimettendo a posto determinate cose, può dire la sua, come il Milan stesso, voglio dire, non è che, ti ripeto, il calcio ti può riservare delle sorprese, punto. E prima abbiamo citato tra gli allenatori anche Sarri nei discorsi. Sarri è uno di quelli che tante volte, anzi forse il più di tutti, cita il calendario sempre più fitto e pieno di impegni. Ne ha parlato anche Inzaghi dopo Juventus-Inter dicendo che è in emergenza per le tante defezioni dovute agli impegni così ravvicinati. Eppure se uno guarda le annate precedenti c'è in più la Nations League per le nazionali, poi i calendari sono gli stessi perché ci sono i campionati e le coppe europee. Per cui come mai oggigiorno secondo te si avverte questa frequenza eccessiva nel giocare se alla fine gli impegni sono praticamente gli stessi di prima? Ma siamo sempre lì, hai detto tu stesso, no? Gli impegni sono sempre quelli dell'anno passato, chi fa le coppe, è inutile stare a, magari il calendario a volte giocare la domenica, giocare il sabato, insomma, non è proprio il massimo trovare, diciamo, le giornate di recupero che possono essere magari un giorno meno, che è importante comunque. Ovviamente gli allenatori si lamentano, poi ci sono le nazionali che portano via giocatori e magari in nazionale poi qualcuno non sta bene, ritorna acciaccato, ma è la stessa cosa di tutti gli anni, si ripete sempre la stessa zolfa, come si dice in Toscana, no? Però è quello, va accettato, i calendari sono quelli e a volte si trova un po' delle scusanti, però insomma voglio dire rispetto a tanti anni fa. Dove le rose erano di 16 giocatori, adesso hai 22, 25, insomma, giocatori, per cui e tutti di livello, soprattutto in Serie A. Per cui tutte queste scuse, tutte queste, sì, va bene, è normale, però un giorno più, un giorno meno, le trasferte, però la Juve non ha di questi problemi, però anche lei ha gli infortunati, per cui Sì, fa poi ha parte avuto del anche due gioco. grosse beghe come Pogba e Fagioli per motivi diversi. Sì, oltre a quello. Però, vedi, anche lei, anche la Juventus ha qualche infortunato, qualche giocatore da recuperare e non fa le coppe, per cui non ha impegni ravvicinati, non ha, a parte la Coppa Italia, penso che Certo. gli è rimasta quella, no? Certo. Voltando pagina, sei stato anche un ex Viola e ti volevo chiedere un parere sulla Fiorentina di Italiano che comunque fissa l'obiettivo a livello societario da mesi come l'Europa League, diciamo vedendo il traguardo che innalzerebbe il livello rispetto alle passate stagioni. Quindi volevo chiederti un parere sulla squadra di Italiano se è pronta secondo te per arrivare tra le prime sei. Guarda, vedendo la partita di Milano, è normale che ti dico sì, perché a me sinceramente è piaciuta e credo che Italiano il giorno dopo la
la partita, anche se pur avendo, diciamo, l'arrabbiatura di una partita che non dovevi perdere, perché gli episodi li abbiamo visti tutti, anche l'ultimo, diciamo, quasi gol che il portiere del Milan ha parato con la faccia, c'è stata tanta sfortuna, però c'è da essere contenti. Io credo l'allenatore sia contento di quello che ha visto in campo a Milano contro il Milan, che non dimentichiamo, ha vinto lo scudetto l'anno, insomma, due anni fa, Certo. no? Ed è una squadra forte, attrezzata. Per cui, vedendo quello che ha espresso, soprattutto il secondo tempo, la Fiorentina, che li ha messi lì e cercare di pareggiare a tutti i costi, mi ha fatto un'ottima impressione anche dal punto di vista, oltre che qualitativo, anche caratteriale. Per cui c'è da essere contenti e credo che possa dire la sua nei primi sei. È ovvio, l'obiettivo minimo è l'Europa League, però chi lo sa, come dicevo prima, il calcio può riservare delle Certo. piacevoli sorprese, no? Certo, il grande cruccio della Fiorentina in questo momento. Scusa Certo. se è un piccolo appunto, diciamo, Certo. secondo me avrebbe bisogno di un centravanti Ecco. un pochino più, diciamo, di spessore rispetto, senza nulla togliere a come si dice, Zola e E l'altro Beltrán, sì. argentino. Però, insomma, se avesse un attaccante un pochino più, diciamo, bomber, se così possiamo utilizzare Sì, la sì. Certo. parola, sarebbe una Fiorentina che potrebbe dare qualche pensiero in più. Ecco, quindi in vista del mercato di gennaio, anche secondo te la società dovrebbe operare sul reparto offensivo, perché comunque Danzola e Beltran ad oggi sono arrivati pochissimi gol in campionato, addirittura uno solo Danzola. Ma sai, guarda, guardando i tempi addietro, dove la Fiorentina aveva un certo Battistuta, un certo Luca Toni, voglio dire, e quei campionati lì, insomma, la Fiorentina era piacevole, ma aveva un attacco, Vlahovic stesso, voglio dire. Capisco che poi per leggi di mercato questi giocatori purtroppo non puoi tenerli, però bisognerebbe trovare un centravanti anche magari con qualche annetto, voglio dire. Ad esempio, per me sarebbe stato un giocatore ideale quando si poteva prendere Milik, che ovviamente fa la riserva alla Juventus, però per la Fiorentina poteva fare benissimo il titolare e fare anche lì davanti la differenza. Secondo me manca alla Fiorentina un giocatore del genere. Certo, e oltre a un centravanti, forse anche un esterno d'attacco, perché a Firenze se ne parla spesso che la Fiorentina ha avuto sì un bel bottino di reti da Nico Gonzalez, dall'altra parte però in 3-4 è arrivato pochissimo, quindi manca anche un altro esterno offensivo all'altezza per una squadra che punta in alto come quella di Italiano. Beh, non sono cattive le alternative, Igonè, Kwame, Sottil, però ovviamente se tu prendi un giocatore che alza il livello di qualità a destra o a sinistra, non è male. Ovviamente Nico Gonzalez, degli esterni d'attacco, è quello più forte, da me individuato in tempi non sospetti, e di questo sono contento. Per cui sì. Se si trovasse anche un esterno qualitativamente più forte, ben venga, la Fiorentina sarebbe ancora più forte. Però sono due giocatori, o meglio, due ruoli che non è facile trovarli, o meglio, non è facile e bisogna spendere. Grazie a Luciano Bruni per essere stato con noi, ci ritroveremo più avanti in un nuovo appuntamento, pronti a parlare ancora di campionato e non solo. Grazie e buona serata. Grazie a voi, ciao. E dunque avete sentito i pareri, le opinioni di Luciano Bruni sui principali temi che hanno riguardato la scorsa giornata di Serie A. Adesso invece ci concentriamo su un evento che si è tenuto questa mattina a Milano, e cioè l'RCS Sports Industry Talk, dove hanno parlato diversi protagonisti del calcio italiano ai media presenti, tra cui tuttomercatoweb.com. C'è stato il presidente del Milan, Paolo Scaroni, che ha dato le sue vedute sul futuro del calcio italiano, rapportandolo agli altri top campionati d'Europa e non dicendosi tanto ottimista riguardo all'avvenire del nostro calcio, e parlando anche del nuovo stadio che vorrebbero realizzare sia Milan che Inter a Milano. Paolo Scaroni da Milano.
Sul fronte invece del calcio e diciamo del futuro della Serie A sono un po' più preoccupato, perché mentre sui diritti televisivi italiani le cose si sono concluse in un modo tutto sommato accettabile, sui diritti televisivi internazionali non riusciamo ancora a ottenere quello che vorremmo. Guardi, io ho sempre in mente una cifra: noi di diritti televisivi internazionali incassiamo 200 milioni, la Premier League incassa 2 miliardi e 200 milioni. Voi capite che di fronte a questa differenza ci sta tutto. Ecco, poi ogni volta che vediamo provvedimenti di legge che invece di facilitare la nostra industria la rendono più complicata, più difficile, più povera, mi preoccupo, perché poi alla fine i risultati sportivi dipendono da quanto incassiamo, dai bilanci delle nostre società, e tutti noi vogliamo risultati sportivi per il calcio italiano eccellenti come quelli che abbiamo avuto negli ultimi anni. È uno dei motivi per cui lo stadio del Milan non è ancora realtà? Allora, c'è poi il tema stadi. Certamente lo spettacolo del calcio è fatto dai protagonisti, che sono i calciatori, dai moduli di gioco, che sono i nostri allenatori, ma sono fatti anche dal teatro in cui giochiamo. Allora, l'Italia è il record assoluto in Europa per vetustà degli stadi. Ecco, questo è un record che non vorrei avere, francamente. Allora, per quanto riguarda Milano è un po' la stessa cosa, avete seguito tutte le vicende relative a San Siro. Io sono sempre qui che mi rammarico che non siamo riusciti, con denaro privato, quindi senza chiedere un euro ai contribuenti, di fare a Milano il più bello stadio del mondo. No, ricordatevi che San Siro è stato costruito e ristrutturato due o tre volte col denaro dei contribuenti, non col denaro di investitori stranieri come era quello che noi proponevamo. Quindi anche qui abbiamo un bel problema. Del calcio italiano, oltre a Paolo Scaroni, hanno parlato anche altri protagonisti dell'evento tenutosi appunto a Milano che avete appena ascoltato. Tra questi c'era anche Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, che ha parlato anche egli del futuro del nostro calcio e anche di quelli che sono i principali paletti con cui ha a che fare il nostro calcio, come per esempio il decreto crescita tanto discusso, ma anche il tema stadi, ora che l'Italia ha ottenuto la qualificazione a Euro 2024 e soprattutto la possibilità di ospitare l'Europeo del 2032 in concomitanza con la Turchia. Lorenzo Casini ai microfoni dei media presenti, tra cui Tutto Mercato Web. In realtà, se guardiamo i numeri, no, cioè da un punto di vista del tipo di impresa, del tipo poi di aziende, è vero che c'è un forte indebitamento, ma questo appartiene al tipo di modello economico che è studiato, anche nel fatto che c'è una spesa costante, fissa, che poi sono i salari, gli stipendi dei calciatori, che arrivano anche all'80-90% del bilancio, e dall'altra parte le entrate a volte possono non essere così costanti. Soprattutto tutte le analisi mostrano che siamo ancora nella post pandemia da un punto di vista di conseguenze economiche di quello che è avvenuto in quegli anni. Se poi guardiamo quanto il calcio contribuisce al PIL e al carico fiscale e in generale al mantenimento dello sport italiano, non c'è industria più importante e che dà di più rispetto al calcio. Quindi direi che forse non è tra quelle messa peggio, anzi. All'alba del 2024 parliamo ancora di stadi, che dovrebbe essere la parte principale, no? La base di ogni squadra, e una città come Milano fatica in qualche modo a ragionare attorno a San Siro, uno stadio, due stadi, le squadre che si dividono, c'è ancora un passo decisivo verso questo senso. Il problema degli stadi, noi lo diciamo da tanto tempo, è il problema principale del calcio italiano, in generale l'impiantistica è il problema principale dello sport italiano. Bisognerebbe affrontarlo anche partendo poi dall'edilizia scolastica, perché è un tema molto più esteso. Se guardiamo gli stadi, lo diciamo sempre, gli stadi, l'Italia va vista nel suo insieme, gli stadi sono un'opera pubblica, se in Italia c'è un problema con le opere pubbliche, purtroppo c'è anche con gli stadi. Servono risorse? Sì, ma ci sono, le squadre mettono tante risorse per gli stadi, quindi serve che il governo si impegni probabilmente di più per aiutare le amministrazioni locali a risolvere tutti i nodi burocratici che poi paralizzano l'iter di rinnovamento, ammodernamento, costruzione di nuovo impianto. Faccio la letterina a Babbo Natale di fine anno, cosa vuole per l'anno prossimo?
Due cose, che i risultati sportivi siano almeno come quelli dello scorso anno in Europa per quanto riguarda le squadre italiane, perché poi è quello che aiuta di più, che, e quindi anche che la nazionale vada bene all'europeo. Più si vince a livello internazionale, più il ritorno di immagine economico è alto, e poi che davvero ci sia una collaborazione col governo rispetto all'accelerazione dei progetti per gli stati. Ma su questo devo dire il ministro Abodi, anche su Franchi, sta dando una risposta molto positiva. Grazie. Presidente, grazie. A proposito di confronto con il ministro Abodi, c'è un tema anche economico in queste ultime settimane, che è quello del decreto crescita. La posizione del calcio è stata abbastanza unitaria, una volta tanto il calcio unito nel chiedere che non venga totalmente cancellato come sembrava inizialmente. Ma sì, perché un anno fa è stato modificato, è stata alzata la soglia a 1 milione di euro, che è un reddito molto superiore a quello che è la media dei calciatori di Serie A. Quindi onestamente che adesso, a distanza di un anno da quella modifica, con contratti in corso, si decida di cancellarlo è direi irragionevole, quindi quantomeno che si dia un po' di tempo per raccogliere i dati, vedere, e poi soprattutto non discriminare poi tra categorie di sportivi o di contribuenti. Sì, qualcuno ha parlato di distruggere il calcio togliendo il decreto crescita, forse un po' troppo forte o forse no? Beh, allora un intervento fatto così all'improvviso, contratti in essere, e poi tutto quei costi in più chi li paga? No, perché poi se il calcio è messo male e poi continuiamo a... Quindi delle due l'una, o non è vero oppure bisogna cambiare forse linee. E con le parole di Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News, che tornerà come sempre domani con un nuovo appuntamento. Buona serata.